Speriamo di averle salvate stanotte, abbiamo attivato gli impianti alle 20:30, un grado e mezzo, 2 gradi sopra zero, visto che si sapeva già in previsione che scendeva, e stamattina infatti è arrivata a meno 6,5. Meno 6,5, attualmente non so dire se abbiamo salvato qualcosa. I frutteti della Val di Chiana in questo momento in fioritura a rischio per le gelate notturne. Siamo ad aprile, ci sono le gemme, ci sono già i frutticini perché il pesco cominciava a scamiciare. Però se noi andiamo a spezzarla si vede se è cotta. Vedete, è marrone dentro? Questo è un segnaccio, vuol dire che quella peschina che al di fuori era bianca è marrone. Quindi stanotte questa pesca ha subito un danno che è il 100%, cade, come tanti di questi fiori che basta toccarli che cadono. Per tentare di salvarli c'è il sistema antibrina. Si tratta di acqua spruzzata sulle piante da frutto che poi forma una patina di ghiaccio attorno alle gemme per mantenere così la temperatura attorno allo zero nella speranza di salvare i fiori, anche se purtroppo non è sempre possibile. Partendo sopra zero la pianta è tutta bagnata d'acqua, piano piano si ghiaccia, continuando a irrorare acqua a 7-8 gradi sopra, quel ghiaccio aumenta, però mantiene il frutticino e comunque il legno e la pianta ha una temperatura di 0 gradi al loro interno. Però certamente una temperatura così bassa, meno 6,5, sicuramente ha sciupato tantissima roba. Questa nuova gelata è arrivata stanotte in una fase delicata dello sviluppo vegetativo. Come è andato il raccolto te lo dico fra 10 giorni, anche prima, però fra 10 giorni si vede il prodotto che va avanti. Però spesso si arriva a maggio e inoltrato, dove c'è la crescita del frutto, il frutto sembra bello, però all'interno al mandorlino il nocciolo sciupato, a luglio con i primi caldi o fine giugno con i primi caldi cade, quindi si vedrà anche più avanti com'è questa situazione. Però ormai l'agricoltura deve fare conti ogni anno con un clima impazzito. L'agricoltura 2019, 4 grandinate in Val di Chiana. 2020 abbiamo fatto l'antibrina e si è perso un sacco di roba sul pesco, le mele ci sono state. Quest'anno questa è la quarta antibrina che facciamo 2021. Io non so dove si andrà a finire, le spalle ci sanno grosse, però penso che cominciano a subire il peso di questa situazione.